Ladies, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per provare insieme la collezione di Revolution per Mean Girls. Oh. Ebbene sì, il film che è uno dei miei amati, uno dei miei preferiti, di Mean Girls, che è uscito nel 2004, quest'anno ha compiuto 20 anni e per l'occasione, ma posso dire anche senza questa occasione del ventennio, negli anni ne sono state fatte di collezioni, sia make up che non, su questo film, perché è molto iconico, sia nelle frasi che nel look che nell'estetica e tutto. Ci siamo beccati anche questa di Revolution adesso, ma non è la prima uscita di Mean Girls. Lo sapevate che l'avrei comprata, mi sono messa la sveglia il giorno che è uscita, è arrivata da un po' di giorni in casa e non l'ho toccata per utilizzarla e provarla assieme a voi, vedere tutte le mie prime impressioni. Non vedo l'ora, sono completamente struccata, quindi adesso andiamo a fare un po' una panoramica di tutte le cose che ci sono. Partiamo da quelle che ho comprato, perché poi ci sono anche dei regali, visto che credo quando spendi un tot Revolution ti regala qualcosa. Ho preso la makeup sponge Getting Loser, We're Going Shopping, il pezzo forte, la palette occhi, che si chiama palette, vabbè, sarà Burn Book, ok? Se avete visto il film capirete anche tutte queste reference. Poi abbiamo Meet the Plastics, che è il momento in cui Damien dice a Caddy, ecco, loro sono le plastics, però in italiano com'è tradotto? Oddio, non mi viene! No, veramente, vuoto. Perché l'ultima volta poi me lo sono sempre visto in inglese. Vabbè. Qui abbiamo un set con all'interno labbra, guance, spray viso, palettina blush. Yeah. Quindi ci arriveremo dopo. Questo è il gloss e ce ne sono tre. Io ne ho preso soltanto uno, quello di Regina. Una cipria in polvere libera, rosina, pescatina. E questa mi interessa molto. Face palette di blush, dal più chiaro al più scuro, in crema. Ah, vedete, mi ero dimenticata che c'erano le mollette. Allora, tante subito quelle che avevo. Pochettina e all'interno ci sono due mollette e tre pennelli con la scritta That's So Fetch, che è un'altra citazione del film, e quella in italiano sono sicura che è tradotta con È così sghicio. Ultima cosa parte della collezione, molto molto carina, non potevo non prenderla, la fascia per fare skincare oppure anche per truccarsi. Se non avessi trovato le mollettine avrei potuto mettere benissimo questa fascia che ti tira bene indietro tutti i capelli, a forma di topa, perché c'è la citazione della festa di Halloween al film dove Karen si veste da topa e fa sono una topa, no? Vabbè, comunque molto figo. Facciamo così, vado ad aprire questa, apro un po' di cosine in generale che sono chiuse e vado anche a strizzare la sponge, così possiamo iniziare con il test. Eccomi tornata, queste sono le mollettine che sono in oro rosa, ma proprio, forse no, sono solo in rosa metallizzato, ecco, perché non sono oro, e super brillanti da quest'altra parte, sono pesanti rispetto a normali mollettine, però vabbè, sulla testa non si sentono, cioè non sono le più comode per il loro peso, ma sono veramente carinissime. Alright, sono andata anche a bagnare la sponge e la trovo carinissima. Innanzitutto si è ingrandita tanto, rimane un po' dura nella parte interna, però è molto compatta, mi ricorda un po' sia per il taglio che per ora anche per quello che ho potuto sentire il materiale, quelle di Real Techniques, quelle arancioni, solo che questa è tutta effetto marmo con fucsia, lilla e violetto. Non c'è una crema per il viso, quindi vado a mettere come base quella di Charlotte Tilbury, che tengo sempre qui davanti a me. Non so da voi, ma qui a Roma sta facendo un tempo strano. Sono stata, tra l'altro in questo video ne approfitterò anche un po' per chiacchierare, perché tanto non faccio un video chiacchiericcio, sono stata all'addio al nubilato di Debs, che ovviamente ho organizzato in gran parte anche io, ed è stata a Disneyland Paris. Lei poi ha fatto un mini recap sul suo Instagram, nei reel. Ho fatto proprio uno sbalzo termico di temperatura e la mia pelle è molto confusa, perché Parigi era più fredda di quanto già non sia l'Italia in questo periodo, e quanto è diverso rispetto all'anno scorso, perché di questi tempi l'anno scorso non faceva freddo, cioè io mi ricordo un settembre, un ottobre caldi 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 l'anno scorso. Fisso anche leggermente le sopracciglia, ho anche aperto queste orecchie e vi confermo che sono veramente morbide, carine, belle, elastiche. Secondo me queste per la skincare mi piaceranno tanto. Devo però o smettere di comprarle o fare un bel decluttering di quelle che già ho, perché ne ho troppo di queste fascette per la skincare. A proposito di fascette, le cose che mi hanno regalato con quest'ordine di Revolution sono un blush che si chiama Nude Charm, ah no, scherzo, un liquid lipstick
che si chiama Nude Charm ed è proprio nude chiaro chiaro chiaro. E poi abbiamo questo, che è un regalo abbastanza grande, si chiama Pink Clay Collection ed è questo set con all'interno una maschera all'argilla rosa, un mask brush e una skincare band. Molto carino, mi piace soprattutto che oltre alla fascia per la skincare sia stato regalato il mask brush, che da un lato è normale. Ah, e ovviamente fa parte del regalo anche questa, cioè la scatolina poi bella trasparente con i profili rosati. No, veramente un regalino carinissimo. E ha questa parte normale, diciamo, di pennello piatto, e questa parte invece che è una spatola in silicone. Veramente un set d'amore con i fiocchi. Allora, apriamo il set. Questo, che contiene varie cose. Questo set con i mini soprattutto mi fa pensare che potrebbe esserci un calendario, non lo so. Liquid blush. Che colore è sto liquid blush? Oh mio Dio, mi sa che... Bene, bene, ho fatto bene a sbocciarlo, almeno capisco anche che trucco fare sugli occhi. Ah, si chiama giustamente: il mercoledì ci vestiamo di rosa, on Wednesdays we wear pink. Altra citazione. Questi sono i tre pennellini. Mi piace che sotto siano trasparenti con la scritta. Oddio, non so se si vedrà mai Mean Girls per Revolution. È un po' complicato. Comunque questo, qualcosa per il viso, e questi due per gli occhi. Però sono piccolini, quindi sì. Non sono mini mini, però all'interno del mio vaso con i pennelli andrebbero giù. Quella che rimane poi è questa bustina, tutta trasparente, super super fucsia, con qui la R di Regina, che poi credo lei avesse proprio qualcosa nel film con questa R, non mi ricordo cosa. Solo che, ecco, io non mi chiamo Roberta, ho però una sorella che si chiama Romina e quindi gliela regalerò. Qui abbiamo lip gloss normale, trasparente, però avendo preso questo particolare me lo posso andare a mettere ora come idratante. Ah! Mi sa che sta di Candy Cane, cioè un po' di menta dolce. Spray fissante illuminante, questo proprio alla fine. E qui abbiamo... Ma in realtà c'è scritto palette, mini reloaded. Quindi è un'altra palette per gli occhi, ma versione piccolina. Oro e tutti rosati. Ok, me la tengo qui aperta e andiamo a vedere cosa c'è qui dentro, perché credo... Ah, comunque mi è venuto in mente, quando dice Meet the Plastics, in italiano l'hanno tradotto con le Barbie. Loro sono le Barbie. Non c'è niente, io pensavo che ci fosse il ciondolo qui, sempre con la R. Non mi resta che andare allora alla palette. Alla palette, questa bella grossa, che contiene 15 ombretti. Questa raga è bella, io spero sia anche carina dentro, perché fuori è tutta morbida. Cioè proprio c'è uno strato sia qui che dietro, proprio soffice. Pellicola, allarme di sotto, perché sia mai che qui un po' di silenzio. Ok, c'era anche lo specchio, che non è sempre da dare per scontato con Revolution. Oddio, no raga, è bellissima. Che bello che poi qua dove ti specchi c'è scritto "So you agree, you think you're really pretty", che è sempre un'altra citazione del film, una frase che Regina dice a Katie. Io penso che questa palettina qua piccola, raga, non la userò nemmeno. Mm-mm. Non mi ispira, cioè, in confronto a questa figata qui. A parte che c'è il colore centrale fucsia, che è ancora tipo più intenso del blush, è bellissimo e si chiama We Were Pink. Ma poi c'è... mi piace che non è solo rosata, a differenza della mini. Cioè, ammazza, questo Dramatic in basso è scuro scuro, anche se a me sembra un grande verdone, non un nero. E poi su tanti ombretti, su tutti quelli opachi, ha impresso questo, il simbolo del bacio. A guardarsi è veramente, veramente bella. E qui dietro c'è scritto che tutti gli ombretti, tranne 4, 11 e 15, sono pressed powders. No, c'è un ombretto che si chiama 3 ottobre, l'ombretto Glen Coco, l'ombretto Cool Mom, l'ombretto Cheese Fries, le patatine al formaggio. Qui bisogna essere creativi, ma con intelligenza, perché è una palette molto colorata e non vorrei fare danni. Mi devo andare a prendere forse delle inspo, vediamo. Metto il primer e facciamo quest'occhio. Sto utilizzando il primer di Mulac, che tra l'altro se ne è uscita con delle nuove colorazioni di Liquid Soul, che sono degli ombretti liquidi, e ce ne sono alcuni bellissimi glitterati che sto usando a ripetizione. Ed effettivamente, ora che guardo tutti questi ombretti invece glitterati, penso, io quando cerco il glitter nei miei look ultimamente preferisco cercare qualcosa di liquido e di top coat. Per far capire che questo look è Mean Girls, voglio usare questo fucsia acceso. Credo che il miglior modo per utilizzarlo sia o lungo tutta la rima inferiore o lungo quasi tutta la rima inferiore, sfumando verso la fine
con questo sopra che si chiama Popular. E mettiamo pure che, ok, questa è, quindi mettiamo che ho la base sotto. Sopra cosa faccio? Oppure sopra vado con questo, diciamo, a fare grande riga qui, grande riga qui, tipo l'Halo Smokey Eye, però non è uno Smokey Eye, è comunque una sorta di Halo. Però non lo so, mi convince fare tutta la parte sotto più pop. E allora mi dico, e sopra che facciamo? Non è facile, non è semplice. Prendo intanto The Plastics. Polverosità c'è un pochino, eh? Però c'è anche tanta scrivenza. Questo è l'ombretto, un colorino leggermente crema. Ci vado a mettere un po' di Cool Mom. Però è corallino. Oddio, non lo so. Vado a mettere un po' di Cool Mom. Intanto qua. Però io penso di andare anche con Glen Coco, che è il marrone. Cioè, sulla palpebra non è proprio marrone. Guardate, a me si traduce, eh? Si traduce tanto. È quasi rossiccio, è quasi un terracotta. Infatti non era proprio quello che volevo. Comunque, in realtà qui andiamo proprio a sfumare il tutto, entrando anche un pochino nella parte interna, perché vorrei tagliare questa piega e dentro ficcarci tutt'altro colore. E potrebbe essere, per far stare bene questi qua, il lilla, perché questo verde secondo me non ci sta. Intanto che taglio e vado a mettere l'ombretto Getting Loser, vi volevo un po' raccontare appunto di questo periodo. Ci facciamo due chiacchiere. È un periodo bello pieno, sicuramente, tra tre cose fondamentali che stanno accadendo nella mia vita tutte quante allo stesso tempo. Il trasloco, per il quale ancora non abbiamo ancora una data precisa, però dovrebbe essere ottobre. Male che va a novembre, ma non deve andare male. Cioè, semplicemente non deve andare male. Il matrimonio della mia migliore amica, ovvero Deborah, e il periodo dei calendari dell'avvento, che a starci dietro non è facile, perché ne stanno uscendo tanti, 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 tutti a settembre quest'anno. Ma io avevo deciso di, diciamo che avevo un po' una lista nella mia testa di quali calendari voler fare quest'anno. E ce ne sono soprattutto due in particolare che non solo non sono ancora usciti, ma non sono ancora stati annunciati. E quindi sono lì che intanto aspetto delle news. Oddio, speriamo che scriva questo lilla bello forte. Ovviamente magari è una formula che dà il suo meglio con le dita. Però chi ha le unghie lunghe come me è un po' svantaggiato su questo punto di vista. Ci provo, guarda qua, c'è un'altra cosa con le dita. Un'altra cosa, è come se si riuscissero a rompere bene le perle. E esce molto più luminoso. Solo che interno non ci arrivo. Intanto l'abbiamo messo. Per il resto gli ombretti opachi mi sembrano un po' secchini. Però vabbè, andiamo a vedere. Vorrei provare un attimo a capire se questo è nero o verdone. Perché adesso più lo guardo più mi sembra nero. Ok, non lo so perché nella mia testa era verdone. Ma è un bel nero. E mi sembra anche abbastanza intenso. Me lo sono sognato. Cioè, proprio ho deciso io che era verdone. Allora io farei una cosa. Mischierei il nero e Popular per andare a creare una riga di eyeliner. Visto che voglio scuro, ma con una punta che richiami, insomma, tutti i colori che sto utilizzando. Per fortuna che ho fatto prima gli occhi, perché stanno veramente... Anzi, il nero. Non voglio... Non tiriamo dentro, non facciamo tutta l'erba un fascio, poverini, gli altri ombretti. Il nero sta veramente perdendo parecchia polvere. Quindi questa è la prima parte del nostro occhio. Vado a fare l'altro e torno anche con un po' di fondotinta, sopracciglia e correttori applicati. Eccomi tornata. In realtà non ho fatto la base perché mi sono ricordata che altrimenti non vediamo insieme come si comporta la sponge della collezione. Allora, utilizzo la Fabe 24 ore di L'Oreal. Per il momento sto usando la colorazione 200. Dipende, a volte sembra chiara, a volte sembra giusta. In ogni caso però andiamo ad aggiustare insieme con il bronzer. In questa pausa nel frattempo mi stavo guardando un po' di video autunnali, più che altro di creator che non stanno in Italia. Anche se appunto, come vi dicevo prima, quest'anno settembre sembra davvero settembre. Cioè, la cosa strana non è quest'anno... Secondo me la cosa strana è stata l'anno scorso, che faceva caldo, 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 ha fatto troppo caldo per troppo tempo. Settembre è un mese di transizione, ma dovrebbe iniziare a fare autunno. Cioè, tutta quella cosa di anticipare anche la stagione, eccetera. Quando sono stata a Londra recentemente, cioè lì faceva già freddo d'autunno, era perfetto. E che mi dispiace per gli amanti dell'estate, perché quest'anno ha tardato ad arrivare il caldo. È stato molto strano rispetto all'anno scorso. Non mi dispiace affatto. Nel frattempo questa sponge mi sembra che non trattenga troppo prodotto dentro, ma lo stende davvero davvero bene. Adesso vediamo con il correttore. Vado a mettere questo di Tower 28 28, che è uno dei correttori idratanti che preferisco. Ne metto qua, qua e qua.
e farà da base anche poi al nostro ombretto fucsia, che non vedo l'ora di mettere. Comunque, periodo bello pieno e infatti ho anche tantissime idee di contenuti eccetera, ma non solo idee, anche cose montate, che sì, montate, registrate, che però non trovo il tempo di editare e pubblicare, anche perché in questo periodo invece sto, la quarta cosa che non vi ho detto, non editando io in prima persona, però dando indicazioni assieme a Deborah per uno dei nostri, anzi per il nostro progetto assieme, si può dire, ovviamente lo sapete, è quello del podcast, ed è tutto assieme in questo periodo. Infatti guardate, non voglio dirlo troppo ad alta voce, ma forse sarà il primo novembre un po' più rilassante degli ultimi anni, perché si è tutto concentrato tra settembre e appunto ottobre, poi sarà. Non ho neanche programmato viaggi, tranne appunto a novembre, che invece quando ero più piccola e riuscivo a mettere un po' di soldini da parte, ma anche pochi, era il periodo dove andavo quel weekend fuori, perché è uno dei periodi più economici per viaggiare. Di solito marzo e novembre sono i più economici, e infatti è quando, per esempio, all'università sono andata a vedermi Parigi per la prima volta. Il bronzer che metto è questo di Rare Beauty, questo in stick che invece sempre tanto. Bello il colore, ve lo posso proprio dire. Questo dimostra che l'ho usato tantissimo. Prima del blush vado subito a mettere l'ombretto, perché dopo voglio fissare tutto quanto con questa cipria. Però adesso che è bello ancora bagnatino, lo utilizzo anche a mo' di primer, e quindi vado con We Were Pink. Sopra devo ancora mettere il mascara, ho messo soltanto le ciglia nella parte finale. Wow! Allora io lo metto tutto e poi vediamo se vado sopra con il viola oppure no, però intanto lo metto tutto. Beh, che dire, hanno fatto proprio un colore neon. Quando volete usare un colore così forte colorato, ora questo è fucsia ma poteva essere anche verde lime, giallo fluo, arancione fluo eccetera, e non vi viene in mente niente se non, vabbè, la riga di eyeliner, però proprio ombretto, utilizzarlo nella parte inferiore non è una cattiva idea. Io adesso sopra ho anche il Lil, è bello importante, ma voi immaginate anche solo mascara sopra ombretto marroncino per uniformare la palpebra, e sotto questo fa già tutto, è proprio il pop of color. Forse uno dei primi pop of color nel makeup. Adesso quando diciamo pop of color intendiamo proprio piccolino nell'angolo interno. Invece questa è bello potente. Questa spugnetta alla mano, sfumo il correttore e andiamo subito con la cipria in polvere libera, che si chiama She Doesn't Even Go Here. Altra citazione iconica che rimarrà nella storia. Oh la la, in regalo all'interno c'è anche, cioè proprio fa parte di questa cipria, anche l'applicatore, che è veramente piccolino, mi ricorda un po' quello di Huda Beauty piccolo, ma ce l'andiamo a usare, vi dirò. Devo togliere la plastichina, qui l'apertura, tra l'altro i buchetti per far uscire la cipria sono a forma di cuore, tutto molto pensato. L'estetica di questa colazione, ho fame. Aspettate che levo sto coso qua, che mi ricordo ogni tanto ci metto una vita. Da dove parte? One eternity later. Io sarei potuta rimanere qui per un'ora se non avessi capito che c'era questa plastichina. Ma sa quante protezioni per questa cipria, che è ricercata da la CIA. Sono riuscita e vado a mettere qui un po' di cipria. She looks pretty pink, veramente scura, ma andiamo a vedere. Ritolgo le possibili, sapete cosa, idrato pure, che qua è un attimo che e fa freddo e fa caldo e la pelle è secca, la pelle non è secca. Faccio proprio, ok, prendo un po' di cipria rosa e vado qua. Oh là là, è grigia cacchiarola. Si percepisce che qui si è un po' ingrigita la zona? Sicuramente oggi sotto non ho fatto correzione. Avete visto, ho messo solo un correttore. Solitamente dovrei metterne due, no? Con il mio correttore sotto. Però sembra colorata, anzi molto più colorata di tante cipre rosate o pescate, invece mi vado ad ingrigire la zona. Vado a fare proprio effetto baking e ce la lascio un po'. Non soddisfattissima da questa prima prova. Ah certo, questo è fondamentale se vuoi tenere qui. E a questo punto spero veramente che non sia troppo colorata, che non mi macchia il vestito qua. Ah, peccato, perché anche tipo così sbocciata. No, effettivamente, cioè un conto è vederla sul bianco, anche sui vestiti, che cioè sembrava proprio pesca, e invece sbocciata è tanto bianca. Vado a utilizzare il pennellino piccolo nel loro kit per rimuovere.
Parto dall'esterno. E perché uso il pennellino piccolo? Perché adesso andiamo con il blush liquido. Quindi se usassi quello per il viso, cioè mi metterei la cipria dove non voglio. Ai ai ai, questa cipria non mi ha fatta impazzire. Per quanto riguarda i blush, adesso abbiamo due vie. Perché abbiamo il blush che abbiamo sbocciato prima, questo super pink. Ma abbiamo anche questa palettina. You can't sit with us. Non ti puoi sedere con noi. Che ovviamente a me piace tanto perché è una palettina di blush in crema con quattro colori. Colorazioni belle nudes e calde, però comunque con questo look effettivamente queste tre non ci sarebbero state. Questa è molto chiara, quindi andiamo con la nostra idea iniziale, il blush super pink. Però è una palettina che, al contrario dell'altra, questi ombrettini non li tengo proprio, questa invece me la voglio tenere nella collezione, così la proverò più avanti. E quindi niente, io vado con questo blush importante, ne metto un goccio, c'ho paura. Qua, vabbè, poi al massimo sfumiamo. E comincio. Vado un po' di più. Vado anche di qua e su il naso. Per quanto questa sponetta mi sia piaciuta per il make up viso, percepisco che non è la scelta migliore per sfumare questa formula di blush. Che faccio? Vado col pennello? Provo? Perché proprio l'ho percepita adesso, appena l'ho provato, che non è l'ideale. Forse è meglio il pennello, sì. In generale, tra spugnetta e pennello, il pennello è lo strumento da utilizzare quando volete più coprenza. Però si era comportato molto bene con il fondotinta, questa spugnetta, quindi pensavo andasse bene anche per il blush. Invece vi confermo che preferisco questo, ma anche perché è un blush che io voglio si veda. Cioè, voglio che si veda tanto questo qui. Mi allargo anche leggermente nella zona delle occhiaie, perché sono un po' grigie, quindi cerco di colorarle un po'. Allora, bello, no, steso col pennello, veramente un bel blush, alla fine non mi sembra neanche esageratamente esagerato. Vado a fissare e a illuminare il tutto con il Glow Fix, questo mini spray luminoso. Facciamo due spruzzi. Oddio, non è uscito. Ora sì. Ok, i primi due spruzzi non mi hanno fatto impazzire, sembrava veramente una doccia. No, mi conferma, raga, che è una doccia pure in faccia. No, assolutamente no. Cioè, praticamente le cose che mi stanno piacendo di meno fanno parte del kit. Perché anche questo qui, il lip gloss liquido, normale, tranquillo, trasparente, boh, lo eviterei. Queste tre cose le eviterei, sono evitabili. E stavano però nel kit assieme a questo, che invece è figo questo come blush. Lo potevano fare a parte, lo potevano fare in versione un po' più grande, o magari con, boh, l'applicatore più grosso. Occhi finiti, quindi vado a mettere il mascara. Siamo arrivati quasi alla fine. Siccome devo andare ad utilizzare un prodotto lip gloss, vado a mettere sotto una matita, cioè sotto, intorno, una matita labbra, perché altrimenti, boh, non vedrei le labbra complete. Sto utilizzando questa di Mulac, che è la numero 02, un po' così, non troppo precisa, e sotto già le labbra idratate, perché comunque mi era rimasto un po' di questo lip gloss. Ma andiamo a vedere insieme, secondo me, il packaging più iconico, assieme a questo della palette, che è fatta molto bene, di tutta la collezione, ovvero il lip gloss di Regina. E queste ce ne sono tre versioni: quello di Karen, quello di Gretchen e quello di Regina, oppure c'è anche quello di Katie, non mi ricordo. Questo contiene, c'è scritto incluso, il charm, ed effettivamente ha qui l'apertura per poterlo togliere e mettere dove volete. Questa R brillantinata è stupenda, cioè io l'attaccherei poi adesso che vanno tutte queste robe tipo accessoriamo la mia borsa, queste robe, ecco, lo metterei se mi chiamassi Romina, Roberta, Rosalia, Rosa, Rosalba. Però io non mi ci chiamo e non mi chiamo neanche Karen, insomma. Anche altri nomi non avrebbero avuto lo stesso effetto. Però a parte il ciondolo del nome, la cosa fighissima che mi fa troppo ridere di questo lip gloss sono questi due cerchietti viola, che per chi non ha visto il film non vorranno dire niente, ma per chi è fan di Mean Girls vorrà dire tutto. Vi metto qui una foto, dico, io sono andata assieme ai miei amici a vedere il film del musical. Ebbene sì, era una citazione sempre al film, perché appunto Regina, che è la star delle Barbie, è talmente seguita da tutta la scuola, temuta ma anche seguita, che praticamente qualsiasi cosa fa diventa di moda. E quindi loro cercano a un certo punto di sabotarla un po', perché di base non è una persona buona, fa anche una cosa cattiva nei confronti di Katie, e quindi le tagliano la canottiera. Le fanno due buchi mentre lei stava a lezione di educazione fisica, e sotto, avendo il reggiseno viola, va in giro con questi buchi viola. E lei se ne frega, perché si rimette la maglietta, guarda questi due buchi, fa vabbè, e ci va in giro per la scuola. Il giorno dopo tutta la scuola con i buchi. Proprio l'influencer per eccellenza, influenzava tutta la scuola. Questo è un lip gloss semplice, perché è trasparente con dei brillantini. Non so neanche se sono oro. Mi sembrano caldi. Mi sembrano oro e
rosa. Però vediamo poi adesso sulle labbra effettivamente quanto si vedono. Lo stendo con questo applicatore qua, diretto. Anche se lo sporcherò un po' di matita. Ah, vabbè. Una formula non molto luxury. Proviamo a pulire tipo così. Allora, o ne mettete poco. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mi fa schifo questa roba. E allora ne dovete mettere decisamente meno di quanto ne ho messo io. Ma sti glitterini non si vedranno granché. Cioè, comunque è un bel effetto. Però sono proprio piccoli, piccoli, piccoli. Però, cioè, se io lo guardo, se io mi guardo, se io mi trucco per me, mi piace, non mi frega niente delle foto. Cioè, sono glitter che magari in foto non vengono. Però io li vedo. E li vedo anche con i riflessi rosini e oro. Carini. Messa una quantità appunto meno generosa di quella che ho messo io sulle labbra, ci può stare. Ma facciamo le nostre considerazioni finali. Allora, partiamo dal presupposto che è una linea low cost. In generale il brand di Revolution è tutto low cost. Ci sono delle cose secondo me che sono carine e se ti piace il film ci sta a prenderle. In primis loro, cioè la banda, la fascia per fare skincare è un accessorio fatto bene, cioè si vede, è molto carino, qualità simile a altre fasce skincare che ho e lo trovo morbido, lo trovo elastico, lo trovo veramente carino, rimanda a Mean Girls, adorabile, cioè secondo me queste ci stanno. Altra cosa che non so però se dirvi ci sta o non ci sta è questa borsetta, se avete poi idea insomma di utilizzarla ci sta. Se il vostro nome inizia con la R, ancora di più. A me piacciono le borse trasparenti, tanto dentro che devi mettere? Documenti, telefono, rossetto, matita, cose per ripassare. Cioè non mi interessa che si veda cosa c'è dentro, è un concetto e se hai voglia di quel concetto ci sta. Quello che c'era all'interno però, pennelli, la qualità non è malissimo, non è un packaging imperdibile per il film, sono un po' bassi all'interno dei vasi, vedete voi. Le mollettine sono bellissime, però pesantine, in ogni caso non mi sembra abbiano lasciato il segno, forse così. Ci uscirei pure. La spugnetta non l'ho trovata male, soprattutto per il fondotinta. Per il blush invece non mi è piaciuta proprio. Questo ve ne ho appena parlato alla fine. È esteticamente carino e lo potete attaccare alle chiavi. Se mettete un goccio di lip gloss in più, l'effetto appiccicaticcio di melma, che se di slime, ecco, l'effetto slime ve lo fa. La cosa, secondo me, che gli è veramente riuscita bene è la palette. Per quanto abbiamo provato 7 ombretti su 15, quindi quasi metà, 7-8 ombretti abbiamo provato. Abbiamo ancora diversi ombretti da provare, ma vi posso dire già che è un look che mi piace, sono ombretti che mi sembra funzionino, gli opachi non sono burrosissimi, non sono i più sfumabili del mondo, però ci si riesce a fare tutto quello che si vuole, i metallizzati meglio con il polpastrello, il neon mi sembra che ha neonato. Che brutto questo modo di dire, però in caso il neon ha neonato per forza. Cosa non vi consiglio proprio, per me questa cipria in polvere libera sul mio fototipo. Quindi se avete un tipo di pelle chiara, diversa dalla mia, potrebbe andar bene. Il set lo eviterei perché ci sono troppe cose che non sono granché, anche se poi il blush è carino. L'unica cosa invece sulla quale non so pronunciarmi è questa, perché la palettina di blush in crema oggi non ci stava nel look che abbiamo fatto, quindi la proverò più avanti, però devo dirvi molto carina. Quindi siamo giunti alla fine, voglio sapere se questo look vi piace, è un look sicuramente che non faccio più spesso così tanto colorato, ma lo abbiamo detto, lo stiamo un po' manifestando che questi look colorati devono tornare e questa palette è un'ottima occasione per farlo per me, perché unisce appunto due delle mie più grandi passioni, il make up, proprio creare e Mean Girls. Letteralmente. Fatemi sapere qui sotto se il video vi è piaciuto, come con un like, iscrivendovi se ancora non l'avete fatto per aiutarmi a salire qui sul canale e soprattutto fatemi capire se questa tipologia vi piace, quindi comprerò altre collezioni e le proviamo insieme come prime impressioni. E ditemi se avete comprato qualcosa, se avete intenzione di comprarla oppure no. Ci sta, questi video servono anche appunto per cambiare idea su qualcosa che volevamo ma poi non ci convince. Io vi aspetto come al solito qui sotto con i miei nomi social, Instagram e TikTok, sugli altri social. Qui vi lascio due video che se avete perso potete recuperare e noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon.